e quindi, pur avendo una forte simpatia per quel mondo di ieri, diciamo, della vecchia Austria-Ungheria, essendo italiano, ho dovuto in qualche modo cominciare questo viaggio con un procedimento letterario che consisteva nell'andare a chiedere ai caduti di Re di Puglia il permesso di andare a cercare la storia dei loro nemici, perché i miei vecchi, mio nonno che ha combattuto su quel fronte orientale, faceva parte dei nemici dei caduti di Re di Puglia. E quindi in una notte di temporale, che poi accadde veramente tutto questo, solo che poi io l'ho, diciamo, l'ho riempita di notazioni cariche di autosuggestione, io a un certo punto sento la voce di questi ragazzi che mi dicono: tu chiedi se puoi andare, noi ti diciamo di andare, perché devi sapere, mi dicono, devi sapere che noi ragazzi del tricolore non avevamo nessun odio nei confronti di quelli che stavano dall'altra parte, anzi avevamo quasi più rispetto per quelli che stavano nella trincea contrapposta che per i nostri generali che ci spingevano spesso ad azioni suicide. E questo è questo rapporto con il nemico, che è certamente di contrapposizione ma anche di grande rispetto, tu lo puoi notare su quasi tutti i fronti. Tu leggi i racconti, i diari dei soldati francesi, dei poilus, e loro al di là della presa in giro del tedesco non riescono ad andare nonostante il tedesco abbia invaso le loro terre. E invece c'è un fortissimo rancore nei confronti di i quadri alti dell'armata che li spinge ad azioni assolutamente folli e suicide. Io parto quindi, questo mio libro parte con una visita a Re di Puglia, che è un luogo, come appunto è stato detto, che io non ho mai amato, perché non perché non amassi coloro che la abitavano, ma perché mi è stato inculcato per anni un rapporto insincero con questo grande mausoleo della morte. Sono stato educato a suon di alzabandiera e inni nazionali, vissuti in modo insincero, per cui non ho mai amato veramente questo posto, ma è sempre mi è dispiaciuto tutto questo. E quando avviene questo incontro in cui io mi trovo in questa specie di astronave gelida, marmorea, in cui al singolo soldato è negato il contatto con la terra madre, no? E io lo sento fortemente questo, parto, e alla fine del mio viaggio, alla fine di questa epifania in cui io mi ricongiungo con questi 125.000 italiani con la divisa sbagliata, di cui 25.000 sono rimasti tra virgolette a guardare la luna in quei campi di Galizia, significa essere morti, alla fine di questo viaggio il cerchio si chiude con un ritorno a Re di Puglia, dove io vado a rapporto dai soldati del tricolore e racconto loro che cosa ho visto, e addirittura porto da tutti i fronti d'Europa delle libagioni, nel senso che riattivo un procedimento molto antico, che è quello della libagione e dell'incubazione, cioè stare, dormire sulle tombe altrui. Incubo significa questo, incubatio era un procedimento che i romani conoscevano molto bene, si dormiva sulle tombe degli eroi o dei grandi uomini per in qualche modo far assorbire qualcosa della loro energia. Quindi io torno con uno zaino pieno di mirtilli secchi dei Carpazi, dei campi di battaglia dei Carpazi, una grappa di prugne portato dai campi della Serbia, dove avevo trovato indizi incredibili di presenza di battaglie. Ecco, torno con tutto questo e bevo questi vini, queste grappe, mangio questi mirtilli e queste cose che ho portato un po' da tutta Europa, e rompendo completamente il protocollo del rapporto normale con i caduti, canto con loro finché la notte finisce. E il libro finisce così, con una canzone slava che io ho appreso sul fronte russo, e sento che gli abruzzesi, i marchigiani,
i piemontesi, i siciliani, in qualche modo mi rispondono e entrano a far parte di questo sortilegio creato attraverso questa tecnica omerica della libagione. Ecco, mi dispiace di aver dilagato in modo così scandaloso, però avevo bisogno di fare tutta una serie di premesse che altrimenti non avrebbero fatto capire la mia risposta.